Mi arrivano spesso mail con questa domanda: si può curare la celiachia in modo naturale? Per rispondere voglio prima di tutto chiarire cos'è la celiachia. Pensate che negli anni 80 era considerata una malattia rara, ma c'è da dire che veniva diagnosticata solo tramite una biopsia intestinale che ricercava l'appiattimento dei villi intestinali. Quindi non tutti facevano questo esame che era invasivo. Invece dagli anni 90 si è potuta diagnosticare con le analisi del sangue tramite dosaggi di anticorpi specifici. Quindi le analisi vengono fatte anche molto più frequentemente. La celiachia è una enteropatia data da una intolleranza permanente al glutine. È un disturbo che colpisce l'intestino e può essere di diversi tipi. Classica, quando insorge nei primi mesi di vita fino ai 2 anni e dà sintomi come dissenteria, malassorbimento e arresto della crescita a causa della mancanza di vitamine, minerali e altre sostanze utili. Tardiva, dopo i 2 anni di vita, con sintomi intestinali ed extraintestinali, poi vedremo quali. Silente se è senza sintomi evidenti ma con alterazioni della mucosa intestinale riscontrabile dalle analisi, o potenziale senza sintomi, senza alterazioni intestinali ma con presenza di celiachia positiva nelle analisi. La celiachia porta ad avere sintomi e manifestazioni intestinali come dissenteria, gonfiore, stitichezza, dolori addominali, o anche extraintestinali come stanchezza, anemia, dermatite, infertilità, artrite, osteoporosi. Alcune malattie importanti sono associate alla celiachia come diabete, cirrosi, tiroidite, sclerosi multipla e quindi è molto importante diagnosticare e curare la celiachia. Ma c'è una cura per la celiachia? Diciamo di sì, c'è una cura che permette di non scatenare i sintomi e prevenire le malattie correlate. Non è una cura farmacologica, ma è una cura basata sull'alimentazione, perché ad oggi l'unica cura è basata proprio sull'alimentazione. Per non avere sintomi è necessario non mangiare nulla che contenga glutine o tracce di glutine, frumento, avena, segale, orzo, farro, kamut e anche seitan, birra, malto di grano, malto d'orzo. La celiachia porta ad avere sintomi e manifestazioni intestinali come dissenteria, gonfiore, stitichezza, dolori addominali, o anche extraintestinali come stanchezza, anemia, dermatite, infertilità, artrite, osteoporosi. La cura è mangiare altri alimenti e non mi riferisco solo ai surrogati già pronti che spesso contengono molti altri ingredienti come grassi e zuccheri non troppo sani. Mi riferisco a tutti i cereali senza glutine, gli altri cereali che sono altrettanto buoni e versatili in cucina: riso, miglio, grano saraceno, quinoa, amaranto, mais, tapioca, con cui si possono fare ricette sia dolci che salate. È davvero importante inserire nella dieta questi alimenti perché non solo non provocano i sintomi della celiachia, ma sono sani, naturali, variati, hanno sapori diversi tra loro, possono saziare, nutrire, lasciare leggeri, senza grassi, con poche calorie, molte vitamine, minerali, proteine magre e fibre. Quindi danno vera soddisfazione e un grande aiuto alla salute in generale. Mangiando questi alimenti senza glutine, nel giro di 1 o 2 mesi tutti i sintomi scompaiono e si recupera la salute molto velocemente, attenendosi alla dieta sempre, senza sgarrare mai. Il mio consiglio come naturopata e nutrizionista è avere una nuova consapevolezza nei confronti dell'alimentazione.
Si può provare nuova gioia con questi alimenti. Magari con un corso di cucina gluten free si possono veramente sperimentare il gusto e il piacere di mangiare cibi che fanno stare bene. E questa è la cosa più importante, naturalmente.